Salve, sono... Ma voi non siete... Ciao Daniel, sono Ilaria, l'impiegata del patronato. Ma come? Beh, lavorando al patronato part-time posso permettermi un secondo lavoro ed eccomi qua. Dovrò pur sfruttare le mie due lauree in qualche modo. Intanto scusaci se ti sembriamo poco professionali, ma la direzione ci ha dato solo ieri l'autorizzazione ad aprire. E siccome abbiamo un sacco di offerte e altrettante candidature, ci è sembrato comunque doveroso cominciare fin da subito, nonostante la mancanza degli arredi e l'ufficio ancora da sistemare. Guarda, questo è il tavolo che uso io in giardino, perché non potevamo aspettare che ci mandassero le cose da Roma. Per cui ci siamo un po' arrangiati e abbiamo un computer, così almeno non siamo tagliati fuori dal mondo e possiamo vedere tutte le candidature. Siamo ancora freschi, ecco, però siamo pronti e decisi ad aiutarvi. Beh, figurati. Cioè, si figuri, non fa niente. Tranquillo, Daniel, diamoci pure del tuo, eh. Questo è un ambiente giovane e stimolante. Non ci sono noi, lei, altri, voi. Tra l'altro, mi pare che siamo coetanei. Hai 28 anni? No, ne ho 32. Ah, ecco. Accidenti, sei un po' over per fare l'apprendista. Valentina, cancella apprendista, per favore. Ma siediti, vieni pure, la mia collega ti spiegherà tutto. Ciao Daniel. Ciao. Ti ho chiamato dopo aver visionato il curriculum che ci hai inviato. Ma tu non sei quella ragazza che ho incrociato l'altro giorno a patronato? Sì, è vero, sono io. Beh, dicevo, abbiamo visionato il curriculum che ci hai inviato via mail. Ti abbiamo chiamato subito per via dell'imminente arrivo del periodo di ferie, quindi prima facciamo il colloquio, meglio è per tutti. Ecco, abbiamo notato che come ultima esperienza lavorativa sei stato alla Minoteracar per circa 3 anni. Sì, esatto. Mi dispiace. È pure una bella azienda, tutti ne parlano così bene. Sì, vero. I titolari erano molto bravi. Davano sempre del tuo ai loro dipendenti. Eravamo quasi una grande famiglia. Purtroppo sono tempi difficili e lo sai. Però nonostante tutto è ancora possibile trovare qualcosa. Già, come è successo a te, no? E quindi hai qualche problema? Ti brucia il culo, brutto stronzo! Non è colpa mia se sei arrivato solo al diploma, pezzo di merda! Ehi, stai calma, era solo una battuta. Stai calmo tu! Che cosa volevi insinuare? Che è una raccomandata! Lei si è fatta il culo per 3 anni su a Trento a studiare come una matta! E a lavorare nei weekend in un pub come cameriera! Per mettere soldi da parte e non pesare sui suoi genitori, avrà ben diritto a trovare qualche lavoro, no? Tu che dici? Ma sì, ma chi ha detto niente? Sei solo un invidioso di merda. Che pretendi che arrivino a casa tua ad offrirti un lavoro secondo le tue esigenze? Ma chi cazzo ti credi di essere? Credi che il mondo sia stato fatto?